Per dare un seguito al bel successo ottenuto nel derby con l'Etrusca San Miniato e allungare la striscia positiva ancora aperta, per ora da due vittorie, il Montecatini Terme Basketball cercherà di espugnare il parquet di Cecina, che sta alternando prestazioni sufficienti a prove a dir poco opache, come l'ultima sul parquet del Valsesia. Sarà una partita difficile da interpretare nella maniera giusta. Cecina è una squadra che può fare soprattutto sul proprio campo delle ottime prestazioni grazie a dei giocatori dal grande talento a delle ottime individualità come Mario Gigena, Liberati, lo stesso Salvadori. E poi quando giocano in casa è una squadra che riesce a avere sempre quell'energia in più sospinta dal proprio pubblico. Noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti dalla palla a due. L'umore è buono, ma questo non c'è mai mancato, anche quando abbiamo avuto qualche sconfitta ci siamo sempre allenati nella maniera giusta, con l'intensità giusta, con la serenità giusta, e questo è quello che poi ci fa arrivare alla partita della domenica sereni e tranquilli di riuscire a fare un'ottima prova. La vittoria di domenica non ci deve far volare troppo sulle ali dell'entusiasmo, perché ogni giornata è una partita nuova, si rinizia 0-0, quindi la partita vinta contro San Miniato ci deve dare soltanto l'idea e la consapevolezza che siamo sulla strada giusta, di continuare a lavorare e di impegnarsi in questa direzione, perché facendo così ci possiamo togliere delle soddisfazioni.